addirittura d'arrivo per Passarella, secondo posto Susan Luigi, il terzo Centolani, il quarto posto Marchetti, al quinto posto Tolomio e al sesto posto Bordi Ubaldo. Siamo pronti alla partenza per sempre per la terza divisione Cross Junior fino a 1.600 cilindrata, ma vediamo che Ginevri ha un problema sulla linea di partenza con il suo propulsore. Vediamo subito gli addetti di pista affiancarlo. Vedremo se riuscirà Ginevri a ripartire, ci sembra di sì, eccolo rientrare nel mezzo, tutto è pronto, il direttore di gara sta facendo dei segni di liberare il tracciato. Qui la prima fila è composta da Maroni e da Fontana, in quanto Brioni Carlo non ha potuto prendere il via. Vediamo subito scattare la partenza Maroni seguito da Donolato. Maroni, benvenuto, è un portacolori della Quattro Assi, invece Adelchi Donolato della Hornet Corse, la sua scuderia. Velocissimi tutti questi piloti, vediamo che il tracciato dalle abbondanti piogge della scorsa settimana sta tenendo in qualche modo molto bene. Nella mattinata ci sono stati dei problemi in quanto il terreno non riusciva a drenare l'acqua, ma vediamo che nel pomeriggio e soprattutto nelle finalissime il terreno sta tenendo molto molto bene. Infatti vediamo che Maroni ha allungato un po' su Adelchi. Intanto vediamo due portacolori della Asolo Corse contendersi la quarta e quinta posizione, vale a dire Bucco Sandro e Nori Elezio. Bucco Sandro ha un prototipo rivoluzionario per quanto riguarda questa terza divisione Cross Junior 1600, quanto monta due propulsori Suzuki 750. Veramente fatto molto bene questo prototipo tubolare di Bucco Sandro e sta alla sua prima uscita funzionando abbastanza bene. Bucco Sandro diceva che alla prima uscita non pensava che il suo prototipo ed i suoi propulsori funzionassero così bene, ma vediamo che se ne sta cavando molto ma molto bene. Vediamo intanto alla testa della gara sempre Maroni, seguito come un'ombra da Donolato. Vi ricordiamo che in questa terza divisione Cross Junior fino a 1.600 la cilindrata ci sono molti piloti che hanno scelto dei motori, dei propulsori motociclistici anziché dei motori automobilistici. Infatti Maroni, benvenuto, monta un Suzuki 1100, Donolato invece ha un Fiat 1600, Fontana Federico ha un Ford 1500, un Ford Comfort, dove Bucco Sandro, abbiamo detto prima, monta due propulsori 750 della Suzuki, suo compagno di squadra Nori Elezio un Suzuki 1000 e Ginevri un 1600 Fiat. Accesissima sempre la battaglia per la quarta e quinta posizione fra i due compagni di squadra. Abbiamo visto Nori uscire un po' in derappata da una curva. Intanto vediamo Maroni, portacolori della Quattro Assi, alle prese con un doppiaggio. Vedremo se questo pilota lascerà il passo. Bandiere celesti esposte. Addirittura d'arrivo, vediamo lo sventolio ancora delle bandiere celesti e Maroni, benvenuto, riesce a passare. Ma abbiamo visto che Maroni ha già allungato Donolato di un bel po', non ha questi problemi di passare di forza i doppiati, può stare attento di non commettere qualche errore ed ecco qua all'uscita di una curva all'interno. Passare i due doppiati che nel frattempo per lasciare il passo a Maroni si sono anche tamponati. Addirittura d'arrivo dunque per Maroni, secondo Donolato, al terzo posto Fontana, quarto Bucco, al quinto Nori. Maroni, benvenuto nella classifica ufficiale provvisoria assoluta, occupa il terzo posto della classifica con punti 31.
terza divisione promotion, finalissima anche questa, sempre qui a Reggio Emilia. La prima fila era composta da Ghiotto, Medici, da Benvenu, la seconda fila da Gindri, da Occhialini. Subito alla partenza abbiamo trovato Medici scattare molto lesto, seguito da Ghiotto e da Tavoni. Sono piloti questi che sanno portare benissimo questi mezzi, infatti Medici occupa il primissimo posto nella classifica provvisoria ufficiale con punti 36. È una formula promozionale questa che possono guidare anche ragazzi di 16 anni. Sono GoPro equipaggiati con motore Husqvarna 250, oppure si può gareggiare in questa terza divisione promotion con delle Honda 400. Le Honda 400 però montano una meccanica e un propulsore con una presa diretta, cioè una monomarcia. Vediamo sempre in testa la gara Medici Niele, seguito da Ghiotto Franco. Al terzo posto troviamo Tavoni. Hanno accettato anche questi piloti questo secondo trofeo Centro Nord con entusiasmo, in quanto la scorsa edizione, cioè vale a dire la prima edizione del trofeo Centro Nord CMM Meccanica, non facevano parte del trofeo. Da quest'anno, per il secondo trofeo Centro Nord, su 9 partiti in questa finalissima, ben 6 sono iscritti al secondo trofeo Centro Nord CMM Meccanica. Soddisfazione anche per gli organizzatori, per quanto hanno aderito questi piloti a questo trofeo Centro Nord e hanno portato anche queste bellissime macchine, questi bellissimi GoPro sulle piste d'Italia per disputare questo trofeo Centro Nord. Vediamo che la pista si sta costruendo delle buche enormi, difficoltà per questi piccoli prototipi tubolari di poterle saltare. Problemi non ne hanno i primi, perché possono prendere la curva a loro favore. Vediamo infatti i Medici seguire molto stretto la traiettoria. Ghiotto Franco lo sta seguendo come un'ombra, ma sul misto Ghiotto riesce ad avere qualche punto a vantaggio, avvicinarsi a Medici, però sulla dirittura Medici riesce ad esprimere qualcosa in più. Vediamo infatti che Ghiotto sul misto ha tentato di passare all'interno Medici, però è un ragazzo questo molto molto sicuro del fatto suo, e infatti su 4 gare è riuscito a fare 4 primi, ed eccolo qua al primo posto, seguito da Ghiotto, da Tavoni, da Benvenu, da Ghiotto Sergio e da Gindri Diego. Finale seconda divisione, 1.800 trazione anteriore. Vediamo subito Lesto prendere via Ferragotto, seguito da Cattorcini e da Romolo Valentini. Questa è anche la griglia di partenza, cioè la prima fila. La seconda fila era composta da Tosetto, da Salviato, la terza da Zanon, da Ceccarelli, da Benevelli. Subito abbiamo visto il portacolori della scuderia Testa d'Oro di Pieve di Soligo prendere con forza la testa della corsa, seguito da Cattorcini, portacolori della Rally Pista Valdelsa, e al terzo posto abbiamo visto Romolo Valentini. Alberto Perrotto è il vincitore della prima edizione di questo trofeo Centro Nord CMM Meccanica, ma vediamo che alle spalle una battaglia accesa. Romolo Valentini riesce a puntarla su Cattorcini. Romolo Valentini impegnato nel seguimento di Ferragotto, intanto nelle retrovie si sta lottando curva dopo curva per aggiudicarsi un posto più avanti nella graduatoria. Ma vediamo che Alberto Ferragotto prende una buca tremenda, la macchina si alza su due ruote, esce di pista e così deve cedere la propria leadership al danni di Romolo Valentini. Infatti vediamo trattare davanti all'arrivo Romolo Valentini, seguito da Cattorcini, e Alberto Ferragotto riesce a entrare al terzo posto.
vedremo se Alberto Ferragotto riuscirà a rimediare quello che ha compromesso nell'uscita di pista. Intanto vediamo Romolo Valentini proseguire la sua cavalcata in testa a questa finalissima per quanto riguarda la seconda divisione, Meocco trazione anteriore. È riuscito Ferragotto a recuperare qualche metro ai danni di Catorcini, ma anche Catorcini è riuscito a ridurre lo svantaggio su Romolo Valentini. Rettilineo dopo l'arrivo, vediamo appaiati due in curva all'uscita, Catorcini di forza passa su Romolo Valentini. Eccezionale questa finalissima trazione anteriore classe fino a 1008 la cilindrata. Caccini con il suo Beta Coupé è riuscito a superare anche Romolo Valentini, una impresa che sembrava quasi impossibile, ma tutto è stato costruito dall'uscita di pista di Alberto Ferragotto ed eccoli qua all'arrivo, Caccini, Valentini, Ferragotto e Zeta. Ed ora diamo la parola alla regia. Reggio Emilia per questa finalissima seconda divisione classe fino a 1008 azione posteriore. Anche qua gli animi accesissimi, vediamo subito la partenza. Zuffada lottare testa a testa con Bada e con Ricci, vediamo la prima curva chi riesce a spuntarla. Sembra Bada in vantaggio d'uscita di pista su Zuffada, infatti è Bada, Orne corse la scuderia di apparenza, però è tallonato da Zuffada Massimo, portacuori del rally pista il Delsa di Siena. Terzo incomodo per questi due piloti, troviamo Ricci, un pilota di Tina che è salito fino a Reggio Emilia per disputare questa quarta prova di campionato italiano, questa quarta prova valida per l'assegnazione del secondo trofeo Centro Nord CMM Meccanica di Susegana. Ed sempre Bada alla testa della corsa, tallonato da Zuffada. Vediamo che Zuffada con questa sua bellissima Beta Monte Carlo sta tentando il tutto per potersi portare in testa alla classifica. Zuffada Massimo, per quanto riguarda la classifica provvisoria del trofeo Centro Nord CMM Meccanica, occupa la seconda posizione in classifica ufficiale con punti 33. E vediamo che Zuffada sta scegliendo le traiettorie più strette, ma viene affiancato da Ricci, testa a testa tra le due Beta Monte Carlo. Vediamo chi ha la più potenza. E ci sembra che sia riuscito Ricci, però Zuffada all'interno tenta di tenere il passo di Bada, ci riesce, Zuffada riesce a riconquistare la seconda piazza. Ed ora nuovamente all'inseguimento di Bada per tentare di riacciuffare la prima posizione. Veramente bravi questi piloti, si stanno tendendo centimetro su centimetro della pista su tutte quante le varie specialità di questo campionato italiano di autocross. Zuffada ormai con il fiato attaccato al collo di Bada, addirittura d'arrivo vediamo se riesce a portarsi a fianco di Bada, si ci riesce ed eccolo qua che all'interno lo sta passando con potenza. Ed eccolo qua, uscire, primissimo Zuffada Massimo, al secondo posto troviamo Bada. Al terzo posto troviamo ancora Ricci, intanto Zuffada è riuscito a prendere un piccolo margine di vantaggio, sicuramente c'è stato un contatto tra Bada e Ricci, in quanto diciamo che Ricci non lo si vede più sullo schermo. Ed eccolo qua l'arrivo per Zuffada, secondo posto Bada, Mastro Giacomo, Reverbi e Barbieri. We got freaks to the left, we got jerks to the right. Qui a Reggio Emilia sono arrivate le proposte della XAI per il nuovo regolamento dell'autocross e della velocità su terra per il 1993. Queste proposte hanno gettato tra gli addetti di questa specialità vari malumori, già dalla passata tua delle novità quali classificare degli impianti di serie A e degli impianti di serie B, favorendo o sfavorendo gli organizzatori. Ha diviso la specialità con campionato italiano open di velocità su terra con un punteggio che sfavoriva quei piloti che facevano il campionato italiano d'autocross. Ha costretto con il campionato italiano open i piloti che vi hanno partecipato a delle spese che solo pochi potevano sopportare. Ha costretto gli organizzatori a sopportare delle spese gestionali non indifferenti ed alla fine molti piloti hanno dovuto desistere di partecipare a questo campionato italiano open di velocità su terra. Lo scorso anno, per sopperire a queste spese eccessive,
Le scuderie trevigiane, vale a dire la Testa d'Oro di Pieve di Soligo, la Quattro Assi, la Teraglio Corse, l'Asolo Corse, in collaborazione con l'ente autodromo Rally Pista Valdelsa di Siena, con il Team Cross Emiliano di Reggio Emilia e con l'associazione sportiva Autocross alle Cave di Vittorio Veneto, hanno organizzato il primo trofeo Centro Nord CMM Meccanica di Susegana. Partito con la consapevolezza di incontrare delle difficoltà organizzative, alla fine si è dimostrato un successo, tanto da indurre gli organizzatori di riproporre il secondo trofeo Centro Nord CMM Meccanica. Questo secondo trofeo Centro Nord, arrivato ormai al giro di boa, sta dando grosse soddisfazioni sia agli organizzatori sia ai piloti. A questo punto ecco arrivare dalla XAI la doccia fredda con le nuove proposte, dove a partire dal 1993 il trofeo Centro Nord e nessun altro trofeo potrà essere effettuato se non in zona regionale. Così pure verranno eliminate tutte le macchine di quarta categoria e tutti i gruppi B. Tutto questo la XAI lo ha studiato perché il trofeo Centro Nord CMM Meccanica di Susegana sta andando a gonfie vele. Sulle piste alla domenica si contano 120 macchine gareggiare, cosa che non è riuscita con il trofeo Open organizzato dalla XAI, dove sulle piste si contendono tale trofeo 20 macchine. Gli organizzatori del trofeo Centro Nord stanno già tendendo le mani avanti per far sì che la XAI desista dal far morire questo trofeo, che sta attirando sulle varie piste migliaia di spettatori. Se il trofeo Centro Nord non dovesse più esistere o fosse confinato, molte piste saranno. Come abbiamo visto dalle immagini, i piloti danno spettacolo al pubblico, gareggiando e contendendosi fino all'ultimo metro per potersi aggiudicare il diritto al podio, o almeno i punti restanti per poter alla fine aggiudicarsi questo secondo trofeo Centro Nord CMM Meccanica di Susegana. Lo sponsor sembra abbia già dato la sua adesione anche per una terza edizione del trofeo Centro Nord. Ed il pubblico sa che se in pista ci sono 120 macchine che gareggiano, alla sera vince lo spettacolo. Se invece ci sono solo 20 macchine, alla sera vince solo la noia. Gli organizzatori del trofeo Centro Nord si augurano che la XAI o chi per essa tengano in considerazione che anche il pubblico pretenda di potersi divertire. Ci scusiamo con gli amici piloti che non abbiamo dato la classifica d'arrivo per la seconda divisione classe fino al 3005. Ha vinto Gallotta Francesco, al secondo posto Paoloni, al terzo Lazzari e al quarto posto Ranuzzini. Per quanto riguarda invece questa finalissima quarta divisione che stiamo vedendo, terminerà al primo posto Barberis, al secondo Colombo, al terzo Castelli, al quarto Mazza. Per quanto riguarda la classifica ufficiale provvisoria, troviamo al primo posto Medici Daniele con punti 36, secondo posto Zuffada Massimo e Passarella Cesare con punti 33. A seguire Maroni Benvenuto con punti 31, Susan Luigi con punti 27, Ferragotto Alberto punti 23, Tavoni punti 22, Benevelli punti 21, Ranuzzini Sergio punti 19, Polvara e Donolato con punti 18. Abbiamo visto appunto gareggiare tutti questi piloti, portare tutta la loro foga sulle piste che hanno organizzato questo secondo trofeo Centro Nord CMM Meccanica di Susegana. Uno sponsor eccezionale che ci sta seguendo da 2 anni e intende anche partecipare alla terza edizione. Speriamo che, come abbiamo detto prima, le cose possano rimettersi a posto. Ed è tutto da Reggio Emilia, amici sportivi, dalla zona Fiera Mancasale. Il prossimo appuntamento il 6 settembre, sempre da Reggio Emilia, con il secondo trofeo Centro Nord CMM Meccanica.